Ogni anno, il 4 di febbraio, mi reco al piccolo cimitero di Pietralonga a trovare Tommaso. Anche quando vivevo a Milano non c'è mai stato impegno di studio o lavoro che mi abbia impedito di farlo. Il 4 febbraio era il compleanno di Tommy e ho sempre preferito ricordarlo in quella ricorrenza piuttosto che nella data della sua morte. Il mio amico riposa a fianco alla madre, originaria di quel paesino nell'entroterra dell'Imperiese. Voglio essere sepolto vicino alla mamma, del resto fu tutto ciò che lasciò scritto al capitano Cadoni prima di togliersi la vita. Quello e la richiesta di consegnarmi lo scatolone con le sue cose. Anche quest'anno non potevo mancare. Varco il cancello del piccolo camposanto e provo subito una rasserenante leggerezza. Mi sono sempre piaciuti i cimiteri, specialmente quelli di paese. Luoghi di quiete e silenzio, di vite ormai estinte. Mi trasmettono una pace profonda e ineffabile. E poi, per quanto possa sembrare assurdo, sono forse l'unico luogo in cui le anime dei defunti non mi hanno mai dato il tormento. Le ho viste ovunque. Nelle chiese, nelle case, al bar e al ristorante, in mezzo alla strada, in spiaggia, in montagna, per non dire degli ospedali, ne sono praticamente infestati. Invece, strano a dirsi, nei campi santi, nada, neppure l'ombra, si fa per dire, non ho mai visto un trapassato proiettarne una. Mi avvicino alla lapide della madre di Tommaso e guardo la foto. Ha un viso pieno, incorniciato da voluminosi capelli ricci e scuri. Come scuri sono gli occhi che mi fissano con uno sguardo mite e allegro. Tommy aveva preso tutto da lei, e non solo nell'aspetto, credo. Il cerimoniale è sempre quello. Deposito un mazzo di fiori sulla tomba della signora Maria Stella Ligato e recito una preghiera per lei, anche se non l'ho mai conosciuta. Poi mi sposto sulla tomba di Tommy. Per lui niente fiori, ma un sacchetto di patatine e un craffen alla crema. Erano i suoi snack preferiti, forse perché erano proprio quelli che il severo dietologo da cui era in cura gli aveva tassativamente proibito. Sgranocchiare quelle patatine untuose e croccanti, addentare quella morbida pasta farcita e ricoperta di zucchero, erano per lui dei veri atti di ribellione. Mi sembra di avere ancora davanti agli occhi la sua espressione soddisfatta dopo ogni morso. Alla faccia tua, dottor Fusco! Esclamava sempre dopo l'ultimo boccone di quelle merende clandestine. Credo che tra sé e sé pensasse anche alla faccia tua, papà. Quello però non lo disse mai. Mi inginocchio, scruto la foto sulla lapide che lo ritrae sorridente e lo supplico per l'ennesima volta di perdonarmi per non aver risposto alle sue telefonate in quel terribile pomeriggio di 10 anni fa. Questa volta però aggiungo una richiesta. Tommy, se puoi fatti vedere. Non sai quanto mi piacerebbe. Perché non tentare? Dopo tanti anni le mie doti medianiche sono tornate con gli interessi. Vedo i morti persino al supermercato. Perché mai non dovrei chiedere proprio al mio vecchio amico di manifestarsi? Certo, a pensarci bene, non ho mai visto neppure mia nonna e mio zio Riccardo. Nessuna visita anche da parte di nonno Vittorio, scomparso ormai da un anno. Questa cosa mi manda in bestia. Perché mai devo imbattermi in defunti sconosciuti, mentre i trapassati a cui sono stato legato o che hanno fatto parte della mia famiglia non si fanno mai vivi? Penso queste esatte parole e subito scoppio a ridere. Se i trapassati si facessero vivi, sarebbe un bel paradosso. Tommy mi guarda dalla foto e sembra ridere con me. Ciao, scemo, gli dico smettendo di sghignazzare. E buon 27° compleanno. Quando il cellulare comincia a squillare, non ho ancora oltrepassato il cancello del cimitero. È Cafasso. Possiamo vederci a pranzo? Ti dovrei consegnare quei documenti. Mi dice in tono asettico. Sta parlando delle fotografie scattate alla cappella. Probabilmente c'è qualcuno vicino a lui e non vuole essere esplicito. Gli confermo che possiamo incontrarci e mi dà appuntamento in un bar sul lungomare di Imperia. Sono curioso di vedere quelle immagini. Non credo che basterà, però. Sento che in quella cappella ci devo andare. Il killer ha celebrato lì il suo lugubre rito con il fegato estirpato all'ultima vittima. E lì, ne sono certo, avrò le maggiori chance di captare qualcosa che lo riguarda, ammesso di esserne capace. Un volto, una voce, un nome. Dopodiché la palla passerà al commissario. Catturare il mostro è compito suo,
io tornerò alla mia scialba e monotona esistenza. Non chiedo altro. Cafasso è in ritardo. Quando finalmente arriva al luogo dell'incontro, sto già finendo di mangiare il panino che, assieme a un pezzo di focaccia, costituisce il mio pranzo in questa uggiosa giornata invernale. Chiede alla ragazza dietro al bancone di portargli un caffè lungo, quindi si siede al mio tavolo. Da una valigetta estrae una cartellina di plastica e me la porge con sguardo severo. «Mi raccomando, massima discrezione!» All'aria sciupata, ma gli occhi sono vivaci e irrequieti come al solito. «Stia tranquillo. Qualche novità?» La cameriera arriva con il caffè. Cafasso lo tracanna in un colpo solo, poi chiude gli occhi e si strofina la fronte con la mano per scacciare la stanchezza. «È arrivata la conferma della scientifica. Il sangue e le cellule epatiche rinvenuti nella cappella appartengono a Tondini. Che sorpresa, eh?» «Quindi ormai è sicuro. Quelli dell'epatofago sono omicidi a sfondo rituale.» Il commissario conferma con un rapido gesto del capo. Oltre che stanco, sembra irritato. «Se non altro adesso c'è una pista precisa», aggiungo esternando un po' di ottimismo. Lui non si entusiasma. «Cambia poco. Siamo sempre a un punto morto.» «Posso chiedervi che cosa avete in mano?» «Puoi chiederlo, tanto non abbiamo niente. Oltre a quello che già sapete anche voi giornalisti.» Accennando alla categoria di cui faccio parte, non riesce a trattenere una smorfia di disprezzo. «Pace, ormai mi ci sto abituando.» «Sappiamo che agisce da solo, questo almeno suggerisce il modus operandi. Se c'è qualcun altro con lui quando uccide le vittime, si limita a guardare e non interviene. Sappiamo che è una montagna. Sulla scena del primo delitto sono state trovate impronte insanguinate e secondo gli esperti corrispondono a un 46 di scarpa. Josefina Swimma non era una silfide. Pesava più di 70 kg, però sta bestia l'ha sollevata per il collo e l'ha sbattuta più volte contro un muro fino a fracassarle il cranio. L'intonaco si è sgretolato nel punto d'impatto con la testa della vittima a circa 2 metri di altezza, il che colloca la statura del killer tra il 1,85 e il 1,90 m. Sto per addentare l'ultimo pezzo del mio panino, ma per qualche inspiegabile motivo l'immagine di brandelli di cervello che colano da un muro mi fa desistere. «Tondini era un 51enne in perfetta salute», continua il commissario. «1,84 m per 90 kg di peso. Un uomo robusto, con braccia abituate al lavoro duro. Uno che ci pensi 3 o 4 volte prima di aggredirlo senza un'arma. È stato percosso al torace e al capo ripetutamente con una ferocia assurda. La faccia era irriconoscibile. Ma secondo il medico legale non è stato usato un oggetto contundente. È stato letteralmente ammazzato di botte. Chi l'ha ridotto in quel modo deve avere una forza pazzesca.» «Ok, l'epatofago è un grosso energumeno. Cos'altro?» «Abbiamo alcuni suoi capelli. Li stringeva nel pugno la Swimmer. Probabilmente glieli ha strappati nel tentativo di difendersi quando il bastardo la teneva per la gola. Sono lunghi e ingrigiti. Ingrigiti, non bianchi. Quindi probabilmente il bestione è intorno alla 50ina. Grazie ai capelli strappati abbiamo anche il suo DNA, è chiaro. Ma per ora non ci sono sospetti, quindi non possiamo fare confronti.» «Ovviamente», commento laconico. Cafasso mi scruta per qualche istante, poi torna a parlare con un tono di voce più basso e confidenziale. «Sappiamo anche qualcosa sulle armi che ha usato per aprire l'addome alle vittime ed estrargli il fegato. Secondo i medici legali si tratta di una sega da macellaio e di un coltello da scanno. Mi raccomando, questo è un particolare che non abbiamo fatto filtrare.» «Sarò una tomba, lo rassicuro. Ma quindi...» «Quindi cosa? Fammi indovinare. Pensi che l'assassino sia un macellaio?» «Perché no?» Ride. «Lo dici solo perché sei un mangiaverdure come Yelena.» «Ma no, che c'entra? È una deduzione. Potrebbe essere un macellaio o un rivenditore di quel tipo di attrezzi.» «Già, come se ormai non si potesse comprare ogni genere di cosa su internet. Se ti interessa, Amazon ha una bella scelta di seghe, coltelli e mannaie.» «No, questo è solo un indizio, un particolare. Potrebbe tornarci utile se acquisiremo altri elementi, ma... ma per ora serve a poco.» «Come non detto, mi arrendo vergognandomi per le mie ridicole qualità di detective.» Cafasso è già altrove con la mente.
si strofina di nuovo la fronte, poi tira fuori una sigaretta. «Certo, è strano che il bastardo non si premuri di non lasciare troppe tracce», riflette. «Agisce in modo impulsivo, quasi animalesco. Anche la scelta delle vittime sembra casuale. Questo però cozza con l'asportazione del fegato e il successivo rito satanico, o quello che diavolo è. Lì entra in gioco una mente lucida, malata certo, ma lucida nella sua follia. Se c'è di mezzo una setta, forse l'assassino fa solo il lavoro sporco», osservo. «Uccide le persone e procura gli organi per i rituali». Il commissario scuote la testa. «No, non credo. Un soggetto del genere agisce da solo. È del tutto incontrollabile, non si cura dei rischi. Te l'ho detto, è come se non gli importasse di essere fermato». «Beh, dopo tutto stiamo parlando di uno psicopatico». «Appunto. Una setta non agisce in combutta con uno psicopatico che non si preoccupa di nascondere le sue tracce. Sarebbe troppo rischioso. Quella gente è fanatica, ma non è stupida. Ne ho parlato con un collega della SAS e condivide il mio punto di vista». «SAS?» «Alla squadra antisette», chiarisce in modo sbrigativo. «Ma veniamo a noi. Pensi di poter fare qualcosa?» Fa roteare una mano per aria, come a indicare che di preciso non sa neppure lui a che cosa si sta riferendo. «Non ne ho idea. Darò un'occhiata alle fotografie, poi andremo alla cappella. Visitando il luogo dove è stato compiuto il rituale, forse avvertirò qualcosa, o forse no, ma vale la pena tentare. Che ne dice di questo pomeriggio?» «Non se ne parla. La notizia del rituale nella cappella è arrivata alla stampa e ora quel posto brulica di colleghi, tuoi e miei. Dobbiamo essere discreti». «Merda, non lo sapevo. Le giuro che non c'entro niente». Lo so, sta tranquillo. In realtà è stato già un mezzo miracolo non lasciare trapelare nulla per quasi due giorni». «Già, però non ci voleva. Ha ragione lei, non possiamo andare alla cappella con tutta quella gente nei dintorni». «Vorrà dire che ci andremo quando non c'è nessuno», replica Cafasso. «Non la seguo». «Ci andremo di notte, mi sembra ovvio. Ne parlerò con i due acchiappafantasmi, magari si uniranno a noi». Per un momento spero che stia scherzando, ma purtroppo è maledettamente serio. «Di notte, nel bosco, in una cappella sconsacrata dove è stato celebrato un rito satanico. Che cosa mai potrebbe andare storto?» Lo schermo dello smartphone appoggiato al tavolino del mio salotto si illumina e una frazione di secondo dopo la suoneria entra in azione. Sobbalzo per lo spavento. La cartellina consegnatami a pranzo da Cafasso mi scivola dalle mani e cade a terra. Ho i nervi a fior di pelle, Cristo. E non c'è da sorprendersi, dopo quello che ho appena visto. La suoneria continua a fendere il silenzio. È il tema di Halloween di John Carpenter. Merda. Petroni è l'ultima persona con cui vorrei parlare. Ma se lo ignoro mi tempesterà di chiamate per il resto della giornata. Vaffanculo, Jacopo. Sbraita non appena rispondo. Non solo non ti sei fatto vedere, ma neppure hai chiamato per dire che non saresti venuto in redazione. In questo cazzo di momento, poi. Riesco quasi a vedere le sue labbra sottili contorte in una smorfia piccata. Mi spiace, Oliviero, ho avuto un imprevisto. Mento senza troppa convinzione. Non posso mica dirgli che mi sono preso la mattina libera per far visita alla tomba di un amico di adolescenza e che subito dopo mi sono incontrato con un commissario di polizia che sta indagando sull'epatofago. Vaffanculo, tu e i tuoi imprevisti. Grazie per la consueta comprensione, commento. Comunque, già che ci siamo, mi servirebbe un altro paio di giorni. Silenzio, quello che precede la tempesta. Un paio di giorni? Ti servirebbe un altro paio di giorni? Ripete incredulo il capo dopo una pausa eloquente. Esatto. Jacopo, qui sta succedendo un bordello. Hai sentito della cappella vicino a Triora? Sì, e sono certo che se ne sta già occupando qualcuno. Mi sa che Holly sta per esplodere. Fammi capire come ragiona quella tua testolina di minchia.
Qui stanno arrivando giornalisti da tutta Italia per raccontare ogni particolare di questa fottutissima storia. E tu, che lavori per il più importante quotidiano locale, te ne sbatti il belin perché tanto se ne sta già occupando qualcuno. Strizzo gli occhi e allontano il cellulare. Non sopporto quando quello schizzato urla così. Non che mi aspettassi una reazione diversa. Il punto è che non ho la minima voglia di diventare l'inviato dalla Cappella dell'Orrore. Anzi, non ho voglia di lavorare e basta. Non dopo aver esaminato le foto ricevute da Cafasso. Sto male, dannazione. Mi sembra di vivere un incubo. Al diavolo il lavoro. È l'ultimo dei miei pensieri. Jacopo, sveglia! Ti sto parlando! Grida Petroni. Dimmi, Oliviero, ti ascolto. Ecco, bravo, e ascoltami bene. Ti lascio il resto di questa giornata per farti i cazzi tuoi, ma domani mattina metti in moto la tua gambetta zoppicante e porti il culo in redazione. In redazione, capito? Non rispondo. Capito? Urla. Sì, certo, ho capito. Lo spero proprio. Livio e Sandro in effetti si stanno già occupando della cappella. Tu invece dovresti... Ho capito che puoi andartene a cagare. Lo interrompo. Tu e il tuo dannato giornale. Ti saluto, Oliviero. Mi licenzio. Le oscenità vomitate dalla bocca di Petroni nei secondi successivi posso solo immaginarle, perché chiudo la comunicazione senza dargli modo di replicare e spengo immediatamente il telefono. Licenziarmi è stato un gesto avventato. Forse me ne pentirò, ma in questo momento è l'unica cosa che sento di dover fare. Voglio dedicarmi anima e corpo a capire che cosa sta accadendo davvero, perché ormai è chiaro che questa vicenda mostruosa mi coinvolge in modo molto più diretto di quanto pensavo. Raccolgo la cartellina da terra ed estraggo per l'ennesima volta le foto che ritraggono l'interno della cappella sconsacrata vicino a Triora. Le fisso di nuovo, una a una, e avverto un crampo allo stomaco. Non ci sono dubbi. I simboli tracciati con la vernice bianca in prossimità dell'altare li conosco bene. Li ho visti solo un'altra volta prima di oggi, ma è bastata perché rimanessero impressi nella mia memoria in modo indelebile. Sono gli stessi che la mia mano, guidata da Ashmedai o da chissà chi, tracciò 10 anni fa, il giorno in cui invocai il demone per distruggere le vite dei miei 3 odiati compagni di classe. Spaventoso incidente sull'Aurelia Bis tra Sanremo e Arma di Taggia. Gravissimi 3 studenti. Tra le vittime Davide Razzoli, giovane promessa del calcio italiano. Staccai gli occhi dal titolo di giornale e ghignai in modo perfido. Contento, Razzoli? Sei di nuovo in prima pagina. Prima di continuare, feci un bel respiro. Volevo gustarmi quel momento speciale, assaporare fino in fondo il dolce nettare della vendetta. Ma l'impazienza prese il sopravvento e ricominciai subito a leggere. Secondo il giornale, l'incidente era avvenuto intorno alle 16 del giorno precedente. L'avvocato Sandro Razzoli, 52 anni, stava portando il figlio e 2 compagni di squadra agli allenamenti, quando, senza un motivo apparente, la sua Audi A8 aveva sterzato invadendo la carreggiata opposta e andando a urtare con violenza contro la parete della galleria che stava percorrendo. Provai a immaginare la scena, il terrore negli occhi dei 3 bastardi mentre si rendevano conto che la macchina stava sbandando, le loro bocche spalancate per urlare poco prima dell'impatto. Chissà se avevano perso subito coscienza. Mi auguravo di no. Speravo con tutta l'anima che fossero rimasti vigili, il tanto che bastava a rendersi conto di che cosa era successo, a sperimentare il panico, il terrore di morire, il dolore dei loro corpi straziati dalle lamiere. La ragazza del bar Jolly appoggiò sul tavolo il cappuccino che avevo ordinato, interrompendo il mio macabro sogno a occhi aperti. La ringraziai e ripresi a leggere. Al loro arrivo, i soccorritori del 118 hanno compreso subito la gravità della situazione. Sandro Razzoli è stato estratto dall'abitacolo in stato di semi-incoscienza, ricoverato all'ospedale di Sanremo, ha riportato la frattura del braccio destro e altre ferite di lieve entità guaribili in 40 giorni. Molto più seria la situazione dei 3 ragazzi ricoverati nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Davide Razzoli è in coma farmacologico e avrebbe subito gravi danni cerebrali. La sua prognosi è riservata.
Gli altri due ragazzi che occupavano i sedili posteriori al momento del sinistro non sarebbero in pericolo di vita. Dennis Barillari ha tuttavia riportato gravi lesioni al torace e al volto. Non appena le sue condizioni generali lo consentiranno, dovrà essere sottoposta a un intervento di chirurgia facciale ricostruttiva. Dario Minardi ha invece subito l'amputazione della gamba destra e ha riportato danni alla colonna vertebrale. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora poco chiara. Secondo i testimoni, l'auto guidata dall'avvocato Razzoli avrebbe sterzato all'improvviso a destra per evitare un ostacolo sul percorso. Alle autorità, Razzoli avrebbe rilasciato dichiarazioni confuse sulla presenza di un grosso cane nero comparso all'improvviso sulla carreggiata. La presenza dell'animale, tuttavia, non è stata confermata dalla coppia a bordo dell'auto che seguiva il mezzo guidato dall'avvocato e che ha assistito all'incidente. I test alcolici e tossicologici a cui è stato sottoposto Sandro Razzoli sono risultati negativi. «Li conosci?» La voce del proprietario del bar mi fece trasalire. Con un cenno del capo indicò l'articolo che stavo leggendo. «Compagni di classe», risposi cercando di nascondere la mia spietata soddisfazione. «Diavolo, mi dispiace. La colazione questa mattina la offre la casa, ok?» Con una performance degna di un premio Oscar, finsi un'espressione mesta che sulla mia faccia da bimbo avrebbe fatto sciogliere anche un iceberg. «Grazie, signore. È molto gentile.» «Figurati, ragazzo. Mi raccomando, sta vicino ai tuoi amici.» Annuì in modo frettoloso, quindi afferrai lo zaino e corsi subito fuori dal locale. Quell'anima buona avrà pensato che fossi fuggito per non scoppiare a piangere davanti a tutti. In realtà feci appena in tempo a voltare l'angolo che subito esplosi in una fragorosa risata. Entrai in classe mezz'ora dopo, con 10 minuti di ritardo. Nicla Boiardi, la prof di religione, era ritta davanti alla cattedra e i suoi occhi cerulei e acquosi vagavano per l'aula, scivolando da uno studente all'altro. Le guance cadenti sembravano penzolare più del solito dal viso gonfio e bianchiccio, facendola assomigliare a un bulldog triste e stanco. Chiesi scusa per il ritardo e presi subito posto. Mi fece un sorriso affettato, quindi incominciò a parlare con la sua vocina melliflua. «Allora, ragazzi, chi vuole dire qualcosa? È un momento difficile. Non abbiate timore di esprimere il vostro stato d'animo. Condividere le emozioni è importante.» Trattenni a stento una smorfia di disgusto. «Madre santissima, proprio lei dovevano mandarci.» L'orario prevedeva la lezione di matematica, ma quel genio del preside aveva ritenuto più indicato fornirci il sostegno morale e spirituale di quella suora mancata. Mi dava il voltastomaco sentirla incoraggiarci con quella voce svenevole a esternare i nostri stati d'animo. E poi quanto era irritante vedere intorno a me tutte quelle facce da funerale. C'erano almeno 4 o 5 studenti in quella stramaledetta classe che avevano subito le angherie di Razzoli e dei suoi compari. Come potevano non provare un senso di rivalsa, ora che i tre erano spalmati su un letto di ospedale? Qualcuno prese la parola e iniziò un discorsetto insopportabile sulla necessità di restare uniti in un momento così terribile. Paola Cassini, una compagna di classe soprannominata la Monaca di Monza per via della sua ostentata ma non proprio coerente fede cattolica, propose una veglia di preghiera per i nostri tre amici che ora sono nelle mani di Dio. «Le avrei dato fuoco!» «Brava Paola, un'ottima idea!» commentò la Boiardi entusiasta. Poi aggiunse: «E tu, Jacopo, vuoi dire qualcosa?» Sollevai la testa di scatto e la vidi fissarmi. La sua faccia da molosso aveva un'espressione terribilmente fastidiosa, a metà strada tra una Madonna addolorata e un cane bastonato. «No, cazzo, questo no!» pensai. «Rivolgiti a chiunque altro per la tua stupida condivisione delle emozioni.» «Coraggio, Jacopo. So che per te è particolarmente dura», insisté. «Hai sofferto da poco la scomparsa di Tommaso e adesso quest'altra tragedia. Non devi tenerti tutto dentro.» Non l'avesse mai detto. Prima la trafissi con lo sguardo, poi con le parole. «Che diamine blatera! Che cosa vuole che me ne freghi di quelle merde?» Sibilai nello sconcerto generale.
Il bulldog sgranò gli occhi e impallidì ancora di più. «Oh Gesù, Jacopo, perché parli in questo modo?» «Perché quei tre non c'entrano niente con Tommaso. Sono dei bastardi, non meritavano altra fine.» «Smettila, stronzo!» sbraitò allora una voce femminile dal fondo dell'aula. Elisa Landi, la gnocca del liceo Maiorana. Fino a quel momento non mi ero neppure accorto della sua presenza. La freddai all'istante. «E tu che ci fai qui? Non dovresti essere a sculettare nella tua classe?» Il bulldog questa volta ringhiò. «Adesso basta, Jacopo. Elisa è qui perché è la ragazza di Davide. L'abbiamo voluta con noi in questo momento difficile. Abbi rispetto.» Non ne ebbi affatto. «La ragazza?» replicai con malizia. «Non dica stronzate. Gliela dà da qualche settimana tutto qui. Non la tratti come una vedova di guerra.» Un forte brusio si levò dai banchi. Poi partirono le urla. Una pioggia di insulti lanciati con sdegno al mio indirizzo. La Boiardi aveva la bocca spalancata, ma non diceva nulla. Sembrava che le si fosse slogata la mandibola. Come biasimarla? Era la mia professoressa di religione dalla prima liceo. Mi conosceva il tanto che bastava per sapere che quel comportamento e quel modo di parlare non mi appartenevano. Mai e poi mai Jacopo De Santis, il piccolo cherubino con la faccia da bimbo, si sarebbe espresso con affermazioni così scurrili davanti a un insegnante. La povera Nicla non poteva sapere che in quel momento mi sentivo ispirato da qualcuno che mi suggeriva le frasi più taglienti e offensive, facendomi ignorare qualsiasi freno inibitore. Elisa Landi continuava a lanciarmi improperi di ogni genere, le parole spezzate dal pianto. Alcuni compagni di classe la invitavano a calmarsi, altri mi apostrofavano in malo modo mentre la Boiardi cercava invano di sedare gli animi. «Sei un pezzo di merda, De Santis! Che bastardo, De Santis! De Santis, vaffanculo, vergognati!» «Vigliacchi!» Tutte le volte che Razzoli aveva infierito su Tommy, nessuno aveva osato spendere una parola in difesa del mio amico. Con me invece recitavano la parte delle belle anime indignate, e questo per un solo motivo: non mi temevano. Era arrivato il momento di cambiare le cose. Non so neppure io perché lo feci, ma all'improvviso batté i pugni sul banco con forza e, per quanto possa sembrare assurdo, in quel preciso istante l'aula intera tremò, come se un aereo in volo sopra la scuola avesse infranto il muro del suono. La tavola degli elementi chimici e alcune cartine geografiche si staccarono dalle pareti, il crocifisso di legno appeso al muro dietro la cattedra rovinò al suolo. Qualcuno squittì di paura, altri si alzarono in piedi, pronti a lanciarsi in una fuga precipitosa. La Boiardi balbettò qualcosa e ci fece cenno di restare seduti, poi corse fuori dall'aula facendo ondeggiare le guance da bulldog. Poco dopo la sentì parlare tutta concitata con una delle bidelle. «Teresina, che cosa è successo?» Teresina sembrava perplessa. «Che cosa è successo, in che senso?» «C'è stata una scossa di terremoto.» «Una scossa? Ma no, che dice?» La prof, insoddisfatta da quelle risposte, bussò alla porta dell'aula accanto. Nel frattempo, ignorando il suo ordine, quasi tutti i miei compagni di classe erano usciti in corridoio. Sentivo la Boiardi ansimare, la voce gonfia di panico mentre discuteva con la docente dell'altra sezione. «Qui non abbiamo sentito niente, Nicla, a parte un frastuono proveniente dalla vostra aula.» «Glielo dicevo», confermò Teresina. «Prof, che sta succedendo? Ragazzi, tornate dentro. Teresina, chiami il preside, subito.» Tutti rientrarono in preda all'agitazione. Io ero rimasto seduto al mio posto, impassibile, ostentando un ghigno sardonico a chiunque aveva incrociato il mio sguardo. Dopo alcuni minuti, udimmo il preside che parlava con la Boiardi fuori dall'aula. «Le dico che non c'è stata nessuna scossa. L'avete avvertita soltanto voi», dichiarava il direttore scolastico. «Ma è impossibile! Ha traballato tutto!» insisteva la Boiardi. La discussione proseguì per un po', poi le voci si abbassarono fino a diventare un sussurro. Alla fine il preside si affacciò alla porta, diede una rapida sbirciata all'aula e sparì. 10 minuti dopo arrivò l'ordine di evacuazione della scuola, che rimase chiusa per qualche giorno, così che potessero essere effettuati gli opportuni controlli sulla solidità strutturale dell'edificio. «Se non facciamo niente, poi un pezzo di intonaco crolla su uno studente, se lo immagina il casino che succede?»
sentii il preside argomentare con qualcuno al cellulare mentre uscivamo dall'aula. Non era l'unico a essere agitato. La Boiardi parlava con una collega e sembrava sconvolta. «Che cosa sta succedendo a questa classe?» ripeteva. Il suo incarnato aveva assunto una colorazione a metà strada tra il bianco e il giallognolo. Sembrava una mozzarella andata male. «Un ragazzo si è ucciso, altri tre sono gravissimi in ospedale e adesso pure questo. Che cosa sta succedendo?» A dirla tutta, in parecchi cominciavano a pensare che sulla terza B del liceo Ettore Majorana fosse piombata una specie di maledizione e tutti ritenevano che in qualche modo il responsabile fossi io. Tommaso era il mio unico amico. Razzoli, Minardi e Barillari, i miei nemici giurati, era risaputo. E le pareti hanno tremato quando De Santis ha sbattuto i pugni sul tavolo. «Lo abbiamo visto tutti!» aveva sottolineato la monaca di Monza, ignorando la mia presenza alle sue spalle mentre parlava con dei compagni di classe all'uscita della scuola. Feci finta di non aver sentito. Del resto, essere considerato il denominatore comune di quegli eventi non mi dispiaceva affatto. Lo strano piccolo storpio Jacopo De Santis era diventato pericoloso e temibile, e la cosa mi esaltava. Mi allontanai dall'istituto sentendomi addosso gli occhi degli altri studenti. Quando mi voltai per fissarli a mia volta, abbassarono subito lo sguardo. Avevano una dannata paura di me e io non avrei potuto esserne più felice. L'inebriante senso di onnipotenza provato quella mattina non durò a lungo. Ero consapevole di possedere una forza immensa, di poter scatenare l'inferno contro chiunque avessi voluto, proprio come avevo fatto con Razzoli, Minardi e Barillari. Lo sapevo perché una voce me lo ricordava di continuo e mi incitava a farlo. Eppure, più passava il tempo, più mi rendevo conto di star perdendo il controllo sui miei pensieri. Giorno dopo giorno, la mia volontà era erosa da una forza che mi cresceva dentro e che non ero in grado di tenere a freno. Ben presto cominciai ad avere la fastidiosa sensazione di non essere più l'unico inquilino del mio fragile corpo malandato. Qualcos'altro vi aveva preso dimora e continuava a espandersi, pretendendo per sé uno spazio sempre maggiore. Trascorsero poche settimane prima della fine della scuola. A dire il vero, saltai almeno la metà dei giorni rimanenti e anche quando ero presente in classe me ne stavo in un mondo tutto mio. I compagni mi evitavano. Io ero diventato schivo, refrattario a qualsiasi contatto. Nicla Boiardi non si vide più. Le restanti lezioni di religione furono tenute da un frate cappuccino che tuttavia non conobbi mai, poiché l'idea di trascorrere del tempo chiuso in una stanza con un tizio vestito di saio e crocifisso per qualche motivo mi risultava insopportabile. Dopo la conclusione dell'anno scolastico, la situazione peggiorò rapidamente. Uscire di casa divenne un'impresa insostenibile, perché le visioni dei defunti erano tornate a darmi il tormento con un'intensità mai sperimentata prima. Le strade brulicavano di anime in pena, di figure lamentose e disperate, che non appena mi scorgevano si precipitavano verso di me con volti ora lacrimosi, ora irati, ma sempre pronte a chiedermi di mediare tra loro e il mondo dei vivi. Dunque stavo perennemente in casa, chiuso quasi tutto il tempo nella mia stanza con la tapparella della finestra abbassata dal momento che avevo sviluppato una tremenda avversione alla luce del sole. Con i miei genitori non parlavo mai. Quando provavano a intavolare una conversazione, rispondevo a monosillabi senza far nulla per nascondere l'irritazione. Se insistevano diventavo aggressivo e tornavo a rinchiudermi nella mia tana ombrosa. In quel periodo ebbero la pazienza di due santi. Ma d'altra parte, per quel che ne sapevano loro, io ero un ragazzino di 17 anni che nel giro di un mese aveva perso il suo migliore amico per poi ritrovarsi con altri tre compagni di classe più morti che vivi. La mia scontrosità era giustificata. Dei reali tormenti che stavo attraversando non conoscevano nulla, né io potevo parlargliene. Ogni giorno che passava perdevo qualcosa della mia identità. Tutto ciò che prima mi piaceva non mi interessava più. Non leggevo, non guardavo film, non ascoltavo musica.
Trascorrevo il tempo nell'indolenza, mi trascinavo da un'azione all'altra con la mente vuota come un automa. E questo non era neppure il peggio. Arrivò il momento in cui il pensiero del calvario che stavano attraversando Razzoli, Minardi e Barillari, ancora alle prese con i devastanti postumi dell'incidente, non mi bastò più. Avevo bisogno di spargere altro male. Era quasi una necessità, come mangiare o respirare. La mia mente cominciò ad affollarsi di pensieri terribili, di fantasie in cui mi immaginavo nell'atto di infliggere crudeli punizioni praticamente a chiunque. Quando il mio residuo senso etico si intrometteva, c'era sempre la voce maligna nella mia testa, pronta a fornirmi una qualche giustificazione per tutto l'odio che nutrivo. Elisa Landi doveva soffrire, diceva. Si era messa insieme a quel delinquente di Razzoli. Che razza di persona vuole avere una relazione con uno così, uno che umilia e maltratta i più deboli? E poi mi aveva insultato, la stronza. Doveva pagarla. Anzi, tutti i miei compagni di classe dovevano pagarla, visto che avevano preso le sue parti, mentre nessuno di loro aveva mai alzato un dito per difendere Tommaso. E che dire dell'imperturbabile capitano Cadoni? «Devi imparare a farti rispettare», aveva detto a suo figlio, anziché comportarsi da padre e aiutarlo. «Bastardo! Lo avrei ridotto a una larva, cazzo! Lo avrei fatto piangere come un moccioso! Tommaso sarebbe stato contento se avessi fatto sputare sangue a quel verme! La voce ne era sicura! Me lo ripeteva in modo ossessivo!» Più volte fui sul punto di cedere, di rievocare Ashmedai per punire chi avevo aggiunto alla mia lista nera, ma ogni volta, non so come, riuscii a trovare la forza di non assecondare quei propositi di vendetta. Tuttavia era una lotta che sentivo di poter perdere da un momento all'altro, perché il vecchio Jacopo stava scomparendo come la fiamma di un lumino sul punto di esaurire il combustibile. Diventava sempre più piccolo, più fioco, mentre una creatura fatta di tenebra lo circondava da ogni lato e lo stringeva in una morsa invincibile. La notte facevo sogni orribili, incubi raccapriccianti dove infierivo con una lama su corpi senza volto. Li vedevo contorcersi dal dolore e la cosa mi dava piacere. Le prime volte mi ero svegliato di soprassalto, disgustato da me stesso, ma con il passare dei giorni il disgusto si era trasformato prima in assuefazione, poi in una forma perversa di compiacimento. A quel punto i corpi che straziavo avevano cominciato ad avere fattezze ben precise, quelle di Razzoli, Minardi e Barillari inizialmente, poi tutti gli altri, Elisa Landi, i miei compagni di classe, il padre di Tommy. Finché arrivò la notte in cui mi ritrovai a martoriare i miei genitori. Poche ore prima, dopo cena, avevamo litigato. Mi avevano proposto di parlare con una persona, un modo diplomatico di dirmi che volevano farmi seguire da uno psicologo. Ero scattato su tutte le furie. Quella forza indomabile che ormai mi manovrava a suo piacimento si era abbandonata a ogni genere di insulto, anche i più grevi e volgari. A un certo punto rivolsi a mia madre parole che mi vergognerei a ripetere, e fu allora che papà mi assestò un ceffone così forte da mandarmi a fuoco la guancia. Non mi aveva mai colpito in vita sua, e dopo avermi mollato quella sberla sembrò soffrire più lui di me. Ma la voce malvagia non si lasciò commuovere. Corsi a chiudermi nella mia stanza e rimasi in piedi al buio, accarezzando l'idea di invocare Ashmedai. La voce mi incalzava. Coraggio, punisci, basta un tuo ordine e lui obbedirà. Non cedetti. Mi gettai sul letto e presi a battermi la testa con le mani per zittirla. Quando finalmente mi lasciò in pace, sprofondai nel sonno. Allora arrivò l'incubo. Papà e mamma urlavano, ma io non mi fermavo e continuavo a infierire con la lama sui loro corpi rossi di sangue. Mi svegliai di soprassalto e feci appena in tempo a sporgere la testa dal letto prima di vomitare quel poco che avevo mangiato a cena. Esausto e terrorizzato, mi raggomitolai su me stesso in preda ai sudori freddi e a una disperazione mai provata prima. Senza quasi rendermene conto, mi ritrovai a fare il segno della croce con una mano tremolante e per la prima volta dagli anni lontani del catechismo recitai una preghiera. Quell'Ave Maria, raffazzonata la meglio, ne ricordavo il testo solo a sprazzi, fu la prima di una lunga serie di orazioni che da quel momento presi a recitare con la stessa dedizione delle vecchiette che sgranano il rosario. Ne scaricai diverse da internet.
Padre nostri, atti di fede e di dolore, invocazioni agli angeli e qualsiasi altra prece potesse servire ad allontanare le forze oscure che stavano stringendo il loro assedio intorno alla mia anima impaurita. La voce maligna reagì inizialmente con scherno, premurandosi di farmi sapere che quelle ridicole filastrocche, così le chiamò, non sarebbero servite a nulla. «Ormai vivo in te, viviamo in te, sono una moltitudine», mi ripeteva. «Mille per mille per mille, ricordi?» Non mi lasciai scoraggiare. Nel buio della mia stanza biascicavo preghiere per ore e ore, dondolando la testa avanti e indietro nell'istintivo bisogno di dare un ritmo alle mie disperate salmodie. Allora lo scherno si trasformò in collera e le entità che avevo dentro cominciarono a manifestarsi al di fuori di me. Tutto iniziò con strane percezioni olfattive, odori sgradevoli, simili a puzza di bruciato o al fetore di acqua stantia. Poi arrivarono i rumori. Mani crudeli dall'interno dei muri battevano con le nocche, come per richiamare la mia attenzione non appena la sera mi coricavo e chiudevo gli occhi. I primi colpi erano leggeri, appena percepibili, ma acquistavano via via forza fino a far tremare gli oggetti appesi alle pareti. Li sentivo provenire da ogni angolo della stanza. In seguito cominciai ad avvertire altri suoni inspiegabili, voci sospiranti che mi bisbigliavano all'orecchio mentre mi assopivo, passi pesanti lungo il corridoio a notte fonda, risatine agghiaccianti che provenivano da sotto il letto. Poi fu il turno degli apparecchi elettrici della mia stanza, che incominciarono ad animarsi di vita propria. Lo stereo partiva all'improvviso, il computer si metteva in funzione da solo, le luci si accendevano e si spegnevano al loro piacimento. Arrivai al punto di staccare le spine di tutti gli elettrodomestici per evitare spaventosi risvegli nel cuore della notte. Non che ce ne fosse un gran bisogno, visto che dormivo sempre meno. Il minimo rumore mi faceva sobbalzare dalla paura e le rare volte che mi assopivo vivevo delle esperienze oniriche terrificanti in cui strane belve invisibili mi aggredivano senza che io riuscissi in alcun modo a reagire. Talvolta mi svegliavo di soprassalto con la sensazione atroce che una di quelle oscure fiere mi avesse seguito dal regno degli incubi e si fosse nascosta in un angolo buio della stanza pronta a balzarmi addosso per dilaniarmi a colpi di artigli. Altre volte, mentre ero in dormiveglia, mi sembrava di essere circondato da inquietanti monaci incappucciati che intonavano strane litanie con voci roche e cavernose. Per certi versi assomigliavano ai canti gregoriani, dei quali però non avevano né la solennità né l'austera bellezza. Quella perversa nenia infernale aveva la capacità di paralizzarmi dal terrore, mi invadeva l'anima annichilendo ogni mio tentativo di ribellione. Di tutto questo non facevo parola con i miei genitori. Già stavano pensando di farmi seguire da uno psicologo. Figurarsi che cosa sarebbe successo se gli avessi parlato di evocazioni diaboliche e fenomeni sovrannaturali. Eppure, che qualcosa di strano stesse accadendo, lo avevano capito anche loro. Mia madre, quantomeno. Una sera, passando davanti alla loro camera da letto, li sentii discutere in tono concitato. «Perché non mi ascolti? Ti dico che sta succedendo di nuovo!» Mamma parlava con fervore, avendo però cura di non alzare troppo la voce. «Jacopo ha gli stessi comportamenti, le stesse stranezze. C'è anche la stessa atmosfera in casa!» «Ma dai, di quale atmosfera parli?» ribatté papà. «Stefano, tu quelle cose non le hai vissute. Te lo ripeto, sta succedendo di nuovo! Lui è come Ricky, lo so, l'ho sempre saputo!» Raggelai. A che cosa si riferiva mamma? Perché stava tirando in ballo lo zio Riccardo? «Per favore, Esther, che cosa vorrebbe dire? Che Jacopo è come tuo fratello?» obiettò papà impermalito. «Lui aveva problemi mentali. Jacopo è solo turbato da tutto quello che gli è successo.» Restarono zitti per qualche secondo. Non li vedevo, ma potevo immaginare lo sguardo accusatorio di mia madre e quello risoluto di mio padre. «La verità è che hai paura», sbottò lei dopo un po'. «Anche tu sai che Jacopo è particolare. Ti ricordi le cose strane che diceva da bambino? Quella volta con Adelina e Franco, ad esempio?» «Non ci provare, Esther. Lo sai che non credo a queste assurdità.» «Certo, il signor scettico preferisce mettere la testa sotto la sabbia come fece mio padre con Ricky.» «Ma che diamine dici?
Io non sto sottovalutando la situazione. Te l'ho detto. Ho parlato con il professor Orlandi. È il migliore psicologo di tutta la provincia. Non servirà a niente. Papà sbuffò. Oh. Allora sentiamo, che cosa proponi? Mamma ebbe un attimo di esitazione, come se stesse cercando il coraggio di rispondere alla domanda. Io intanto mi appoggiai al muro con una mano, perché le mie gambe avevano incominciato a tremare. Quella donna, quella dove portammo Riccardo, dovrebbe essere anziana, ma forse ancora viva. Potrei provare a rintracciarla. Papà si lasciò sfuggire una risata tra il sarcastico e l'esasperato. E chi? La fattucchiera? Per carità, siamo a questi punti. Non era una fattucchiera. Chiamala come vuoi, ma non mi pare che sia stata di grande aiuto con tuo fratello, vista la fine che ha fatto. Vaffanculo! Sibilò mamma lasciandomi esterrefatto. Non l'avevo mai sentita rivolgersi a mio padre in quel modo. Lui sembrò pentito di ciò che aveva appena detto. Scusami, non avrei dovuto, disse conciliante. Non volevo, mi è uscita così. Ma hai capito che cosa intendevo? Quella guaritrice o qualsiasi cosa fosse non salvò Ricky e certo non potrà aiutare Jacopo. Ci vuole un bravo psicologo, un professionista serio. Lo so che Jacopo si oppone, ma dobbiamo insistere. Mamma tirò su col naso. La conoscevo bene. Stava per mettersi a piangere, ma tenne il punto. Cosa credi che noi non avessimo interpellato psicologi e psichiatri? Tu non hai idea dello stato in cui era Ricky quando lo portammo da quella donna. Era imbottito di psicofarmaci tutto il tempo. Senza quelli, non puoi immaginare che cosa faceva. Quando l'altra sera Jacopo mi ha urlato quelle cose, mi è sembrato un déjà vu, Stefano. Mi è sembrato di rivedere Ricky quando ci sputava addosso gli insulti più orrendi. Ma non era più Ricky quello. E quello dell'altra sera non era Jacopo, ne sono certa. Lui non mi direbbe mai quelle cose. Lui... Non riuscì a continuare. I singhiozzi le soffocarono in gola quello che avrebbe voluto aggiungere. E fu solo per calmarla, credo, che papà alla fine la accontentò. Ascolta, Esther. Se ti fa star meglio, cerca pure quella donna. Concesse. Ma se la trovi, non voglio che porti Jacopo da lei senza dirmelo prima. Promettilo. Non udii la risposta di mamma. Si limitò ad annuire tra le lacrime, immagino. Perché poi restarono entrambi in silenzio, mentre io, sostenendomi al muro e cercando di non far rumore, ritornai nella mia stanza. Era la sera del 5 luglio 2009. Faceva caldo e c'era un tasso di umidità da foresta pluviale. Eppure, prima di addormentarmi sfinito, rimasi a lungo rannicchiato sotto il lenzuolo, in preda ai brividi. La situazione degenerò quella stessa notte. Una notte agitata da incubi ineffabili, senza una trama o immagini definite. Ricordo solo oscurità, suoni sinistri di tipo meccanico e belve invisibili che mi assalivano e che non riuscivo a respingere. A un certo punto mi svegliai di soprassalto, ma il sollievo di essere sfuggito a quei sogni orribili svanì appena mi resi conto di essere paralizzato. Non muovevo neppure un dito. Le membra erano rigide, indifferenti alla mia volontà. Lottai con tutte le forze per riprendere il controllo del mio corpo. Tentai di scuotermi, di urlare, persino di mordermi la lingua. Tutto inutile. All'improvviso, con un'angoscia impossibile da descrivere, realizzai che nella stanza non ero solo. Da un angolo tra l'armadio e la porta d'entrata proveniva un ansimare rapido e pesante, come quello di un grosso animale. Avevo gli occhi serrati e non provai neppure ad aprirli. Tentai ancora di urlare, ma non fui in grado di emettere fiato. Qualunque cosa fosse, la bestia ansimante si avvicinò fino a quando avvertì il suo alito umido e caldo sul collo. Poi la sentii rizzarsi e appoggiarmi sul petto un paio di zampe robuste. Credevo che il cuore mi sarebbe esploso. Quella presenza gravava sul mio corpo inerme e io non potevo muovermi né lanciare una richiesta di aiuto. Respiravo male, mi sentivo sempre più debole. Mi aspettavo un morso alla gola, uno di quelli che staccano la testa dal corpo, come avevo visto una volta in un film sui licantropi. Che bella fine. Sarei morto così, nel mio letto. Ucciso in modo brutale da chissà quale orribile creatura. Il giorno successivo mi avrebbero ritrovato dilaniato e coperto di sangue. Invece l'ansimare della bestia
si trasformò in una lunga serie di versi incomprensibili, bisbigliati al mio orecchio. Un'orribile ninna nanna cantata sottovoce in una strana lingua fatta di suoni gutturali e sibili di serpente. Ogni secondo che passava, la mia coscienza diventava via via più oscura, più vaga, quasi si stesse dissolvendo nel nulla. Finita, pensai. Non mi sveglierò più. Subito dopo, fu inghiottito da un sonno buio, come il fondo di un lago in piena notte.